SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Con gli ultimi due hotel chiusi dalla prefettura salgono a 27 le interdittive antimafia effettuate a Rimini negli ultimi tre anni. 15 beni confiscati fino ad ora, tra questi non solo alberghi ma anche bar e ristoranti. Il rischio di affari illeciti in Riviera è una costante, spiegano dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata. Non si gioca a braccio di ferro sulla pelle dei migranti. A dirlo è Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in Emilia-Romagna, che chiede spiegazioni sul no della regione alla richiesta dello stato di emergenza. In Emilia-Romagna muoiono 3 persone al giorno per incidenti sul lavoro. Lo rende noto il rapporto compilato da INAIL alla vigilia della Giornata Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che si celebra il 28 aprile. Numeri positivi per l'aeroporto Marconi di Bologna, che ha chiuso il bilancio del 2022 con 30 milioni di utile. Lo scalo emiliano è il 7° in Italia per numero di passeggeri e punta ancora a crescere. Allo studio anche alcuni provvedimenti per limitare l'impatto sonoro. Un giorno di festa dedicato agli esercizi pubblici sopravvissuti ad anni di difficili chiusure e costi alle stelle. Venerdì, nella provincia di Forlì-Cesena, si celebra la prima giornata della ristorazione. Ciclismo. Il Giro d'Italia farà tappe in Emilia-Romagna tra il 14 e il 16 maggio. La Savignano sul Rubicone Cesena sarà una cronometro che farà selezione in classifica, mentre la Scandiano Viareggio chiuderà il passaggio della Carovana Rosa nella nostra regione. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Fulvio Zappatore. Buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale serale. Iniziamo, come avete sentito dai titoli, parlando di infiltrazioni mafiose, in particolare nelle strutture alberghiere di Rimini. 27 le interdittive dell'antimafia dal 2020, quindi negli ultimi tre anni. Un documento, questo, dati che arrivano da un documento diffuso dall'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata. Allora vediamo tutti i dettagli nel primo servizio. Con le ultime due interdittive antimafia che hanno portato nei giorni scorsi alla chiusura di due hotel a Rimini, salgono a 27 i provvedimenti analoghi emessi dalla prefettura dal settembre del 2020, da quando cioè venne siglato il protocollo d'intesa sullo sviluppo del settore ricettivo alberghiero. Uno strumento di contrasto alle infiltrazioni mafiose importante, secondo l'Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini. Le ultime interdittive che riguardano la Riviera di Rimini sono la migliore dimostrazione che vi è un diritto amministrativo del controllo dell'antimafia che è particolarmente utile. Delle misure amministrative che sono ugualmente valide, insomma, le interdittive, ma anche poi i sequestri, le confische e il riutilizzo dei beni. In provincia sono una quindicina i beni confiscati alle mafie, tra cui abitazioni, bar, ristoranti e hotel. L'attrattività del territorio per il reinvestimento di capitali illeciti resta una costante pericolosa. Forse il problema non è mutato, è mutata la sensibilità, la conoscenza, insomma, le analisi, anche quelle di stampo scientifico, criminologico, giuridico. Il protocollo riminese sul controllo dei cambi di gestione degli hotel, sottoscritto da prefettura, associazioni di categorie e comuni, è stato pioniere a livello nazionale.
è ormai uno strumento che viene studiato, narrato nell'università e nei comuni un poco di tutta Italia, insomma, uno strumento utile, ma con uno strumento che parte dalla coscienza, dalla consapevolezza degli amministratori, soprattutto gli amministratori locali, che erano gli unici che già 25 anni fa vedevano quel timore, quella paura proprio di questa pervasività, di questa presenza mafiosa sul territorio riminese. Non si gioca a braccio di ferro sulla pelle dei migranti. A dirlo è Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in regione, che oltre a chiedere spiegazioni sul no alla richiesta dello stato di emergenza, ha appena depositato due interrogazioni sul tema. Noi abbiamo in mano i dati di chi è scappato dalla guerra dall'Ucraina e vediamo che a loro è stato offerto un percorso veramente insufficiente dal punto di vista della formazione. Non vogliamo che si ripeta la stessa situazione. Abbiamo bisogno di avere almeno una base, una formazione che punti a insegnare la lingua, ad insegnare una professione. È evidente che c'è bisogno di lavoratori su questa regione, ma senza formazione questo è impossibile. Non si gioca a braccio di ferro col governo sulla pelle dei migranti. A metterlo nero su bianco è Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in Assemblea Legislativa. Perché Bonaccini insiste a non chiedere lo stato d'emergenza? Domanda la consigliera Azzurra, presentando due interrogazioni appena depositate. Noi ci troviamo di fronte a due competenze che sono della regione, e cioè la formazione delle persone che si trovano già in Italia, la formazione che è fondamentale per poi accedere al mondo del lavoro, e quella legata ai minori non accompagnati. In base ai dati forniti dalle prefetture, ricorda Castaldini, da luglio 2022 sono arrivati in Emilia-Romagna 27.585 sfollati ucraini, 2.300 dei quali ospitati in centri di accoglienza straordinaria. Appena 476 hanno partecipato a progetti di insegnamento della lingua italiana. Quanto ai minori non accompagnati, l'8,9% del totale nazionale è ospitato in regione. La richiesta è di incentivare l'affido familiare, mentre a Ravenna continuano gli sbarchi. È proprio per questo che di fronte a un'emergenza che abbiamo in casa, noi dobbiamo essere bravi nel fare quello che ci è chiesto, cioè di accompagnare in un percorso lavorativo chi è qui, almeno insegnargli la lingua, questo è il nostro primo compito, e soprattutto avere un occhio di riguardo ai ragazzi che al di sotto dei 18 anni arrivano nel nostro territorio e non possono assolutamente essere presi nelle mani della malavita o comunque persone che riportano in strade sicuramente non sicure, ma almeno proporgli una strada certa. Passiamo adesso sul nostro portale web per una notizia di cronaca. I familiari di una ragazzina di origine indiana di 19 anni, residente nel Modenese, sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo che lei ha sporto denuncia contro di loro per presunti maltrattamenti e violenze subite in casa. Secondo quanto emerso, il padre della giovanissima sarebbe contrario a una relazione che la figlia ha avviato con un connazionale. L'allarme è partito dalla scuola nel Bolognese, è frequentata dalla ragazza. Lo scorso 13 aprile ha raccontato quanto accaduto ai suoi insegnanti, che così hanno chiamato la polizia. Ovviamente poi è stata sentita dagli inquirenti, a cui ha formalizzato la denuncia. Ora, dopo che la 19enne sarà sistemata in un luogo idoneo in protezione, potrebbe anche cambiare scuola, nonostante manchino poi poche settimane alla fine dell'anno scolastico. Ci spostiamo allora a Bologna anche con il prossimo servizio. Parliamo di trasporti e di viabilità, perché partono i cantieri per la realizzazione della famosa linea rossa del tram. In partenza i cantieri per la realizzazione della linea rossa del tram a Bologna. Il via è stato dato dal deposito di Borgo Panigale e dal terminal Michelino Fiera. Un'opera che collegherà due parti importanti della città, con lavori di riqualificazione e con la piantumazione di 300 nuovi alberi e prati. Occhi puntati sulla viabilità, che secondo l'amministrazione comunale per ora non subirà impatti particolari. Io sono molto contento di quest'opera perché ci permette innanzitutto di riqualificare la città. Noi collegheremo due importanti poli da San Donato a Borgo Panigale, attraversando anche il centro storico. Lo faremo riqualificando tutte le strade, i sottoservizi. Grazie a questo intervento allargheremo i marciapiedi e di fatto restituiremo la via Emilia ad una vivibilità. E poi piantumiamo molti alberi. Quest'area di deposito ci saranno più di 1.000 alberi tra una parte e l'altra. Un parco nuovo che affiancherà il villaggio Ina con anche un sottopasso, quindi
anche la città che di fatto si riappropria e rende più vivibili interi spazi. In quest'area ci sarà la rimessa con la sede, diciamo, logistica, manutenzioni e gli uffici, diciamo, direzionali. Mentre nel terminal Michelino, diciamo, è un'opera importante perché andrà a servire un'area importantissima per il territorio bolognese, che è la Fiera di Bologna. Stiamo dialogando da mesi con il Comune affinché in ogni fase l'impatto e i disagi sulla popolazione siano ridotti al minimo, compatibilmente con le caratteristiche ambiziose dell'opera. Ricorre il 28 aprile, domani, la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro promossa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. È un'occasione per fare il punto sulla situazione in Italia e nella nostra regione. Ne abbiamo parlato con il segretario generale della CISL Romagna, Marinelli. Sentiamo. 3 morti al giorno a causa di incidenti sul lavoro e malattie professionali. I dati relativi all'Emilia-Romagna, recentemente pubblicati da INAIL, non sono confortanti. Nel 2022 tutte le province hanno visto un aumento degli infortuni. Questa situazione denota ancora una fortissima criticità su cui è assolutamente necessario intervenire urgentemente. Per questa ragione, come sindacato, abbiamo proposto al governo una serie di interventi per invertire questo trend. In primis pensiamo che sia assolutamente fondamentale e necessario introdurre un sistema di qualificazione delle imprese che permetta solo alle imprese che rispettano i contratti nazionali e soprattutto le norme della salute e sicurezza l'accesso al mercato del lavoro e alle gare di appalto. In secondo luogo è assolutamente necessario dare la possibilità di accedere a un maggiore coordinamento soprattutto tra gli organi ispettivi, in particolare gli organi di vigilanza, Ispettorato del Lavoro e ASL. Questo permetterebbe naturalmente di lavorare molto meglio sul versante della prevenzione e su questo tema. In terzo luogo è assolutamente necessario intervenire sul versante formativo, non solo con una formazione ai lavoratori e alle figure dettate alla salute e sicurezza, ma anche agli imprenditori, ai datori di lavoro. E infine, proprio per creare quella cultura della sicurezza di cui tanto abbiamo bisogno nel nostro Paese, noi pensiamo che sia necessario introdurre la materia della salute e sicurezza anche all'interno degli istituti scolastici, in particolare quelli degli ultimi 2 anni delle scuole superiori. Questo permetterebbe di lavorare sui nostri giovani, sui nostri ragazzi che saranno i futuri lavoratori di domani e i futuri imprenditori. Tutto questo aiuterebbe molto di più a invertire una situazione che ad oggi è una situazione assolutamente emergenziale su cui occorre lavorare con un'urgenza assoluta. Ancora la cronaca: è stato denunciato per tentata violenza sessuale un uomo di 37 anni che ha aggredito una donna in treno nel viaggio tra Rimini e Bologna la sera del 25 aprile. L'uomo è lo stesso che 2 settimane fa aveva commesso a Bologna una violenza ai danni di una studentessa di 24 anni sulla linea 11 dell'autobus. In quell'occasione il giudice aveva disposto la scarcerazione nonostante la richiesta in carcere da parte del PM e aveva imposto il divieto di dimora dalla provincia di Bologna. Per quanto riguarda i fatti avvenuti la sera del 25 aprile a bordo di una Frecciarossa, l'uomo si è avvicinato alla vittima nel tratto, questa volta tra Riccione e Rimini, direzione Bologna, e ha cercato l'ha molestata cercando di abusare di lei. Restiamo ancora una volta a Bologna, questa volta parliamo dell'aeroporto Marconi, che ha fatto registrare numeri molto positivi nel 2022 e ci sono anche obiettivi ancora più ambiziosi per l'anno in corso. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Approvato il bilancio d'esercizio dell'aeroporto di Bologna, un 2022 con numeri molto positivi che ha dovuto fare i conti con l'incertezza dello scenario geopolitico internazionale e l'aumento dei costi delle materie prime. Una situazione incerta anche in ottica investimenti che ha portato l'assemblea dei soci a trattenere i 30 milioni di utile senza distribuirli. È l'anno della ripresa e continuerà, ci auguriamo, i numeri lo indicano, anche il 23 sullo stesso trend. Siamo ancora sotto rispetto ai numeri del 2019, ma la soddisfazione è che rimaniamo consolidati al 7° posto in Italia come numero di passeggeri e rimaniamo ben fermi al 3° posto sul profilo del traffico merci. Il risultato del 22 rimane nelle casse della società, che pur tuttavia
ha risorse più che sufficienti per affrontare gli investimenti. I prossimi anni saranno gli anni più importanti degli investimenti, perché sono gli anni degli investimenti più grossi all'interno del terminal. Tema importante anche il problema dell'impatto sonoro degli aerei in alcune zone della città. In arrivo le prime soluzioni. L'attuazione delle nuove procedure di decollo che verranno messe implementate nel giro di pochissime settimane grazie allo studio che abbiamo realizzato con ENAV, il nostro obiettivo è che riducano quelli che sono gli impatti negativi sulla città. Sull'estate adesso l'attuazione, diciamo, è un tema solo di tempi tecnici per l'attuazione di questa nuova procedura di decollo, che prevede uno stacco, una virata a un'altezza inferiore rispetto al passato e quindi un'area abitata, una minore area abitata interessata dal rumore, diciamo, legato alla procedura di decollo. È stata inaugurata a Rimini una nuova sala studio dell'Alma Mater e anche la prima palestra universitaria all'interno della sede universitaria, appunto di Rimini. Allora vediamo nel servizio. L'Alma Mater ha acquisito in comodato gratuito una parte dell'edificio di proprietà di Unirimini, oggetto di un intervento di ristrutturazione di oltre 1 milione d'euro, in cui hanno preso vita una sala studi e una palestra universitaria aperta alla città di Rimini. L'Università di Bologna crede molto nello sport, nelle attività sportive. Sono già un po' di anni in quali stiamo cercando di rinnovare, di portare spazi e attrezzature all'avanguardia in tutti i nostri campus. Anche qui una palestra moderna, attrezzata, che serve sia per i nostri corsi di studio qui in scienze motorie, per i nostri studenti, per il nostro personale, ma può essere usufruibile anche da tutta la città e da tutti i cittadini. Opera importantissima, perché al secondo piano sono state sistemate tutte le palestre per i ragazzi di scienze motorie. Al primo piano, poi andremo anche a vederlo, c'è un'aula studio per circa 50 posti e parte sinistra ci sono alcuni uffici per Unirimini Spa. Piazza Malatesta, Rocca Malatestiana, il teatro, a due passi il teatro Fellini, quindi pieno centro della Rimini e della riminesità. Anche con questo intervento l'università prosegue nella politica di riduzione degli immobili in affitto. Abbiamo intrapreso questa politica qualche anno fa e la portiamo avanti per avere immobili ed edifici o di proprietà o in comodato d'uso, o anche per dare un futuro stabile a quelli che sono i nostri insediamenti in tutte le nostre città. Un giorno di festa dedicato agli esercizi pubblici sopravvissuti ad anni difficili di chiusure e di costi alle stelle. FIPE Confcommercio organizza per domani nella provincia di Forlì Cesena la prima giornata della ristorazione. Vediamo. Dopo anni difficili caratterizzati dalle chiusure del periodo della pandemia e dall'esplosione dei costi di materie prime ed energia, il settore dei pubblici esercizi sta trovando la via della ripresa. Per dare nuovo slancio al comparto e celebrare l'eccellenza italiana, FIPE Confcommercio Nazionale lancia la prima giornata della ristorazione prevista il 28 aprile. Oltre 100 attività dell'area di Forlì Cesena hanno aderito all'iniziativa proponendo un piatto a base di pane. Nella sede della provincia è stata firmata, insieme al presidente Enzo Lattuca, la carta dei valori della ristorazione. Una manifestazione che vuol tirar fuori dagli imprenditori, ma non solo, dagli enti pubblici, dalle categorie, dalle associazioni, da tutti coloro che lavorano nell'indotto della ristorazione, questo senso di unione, diciamo, di comunità, per dire la schietta, perché è proprio il ristoratore che deve fare suo sia questa carenza che c'è nei rapporti, cioè che c'è stata nei rapporti umani, e quindi credere anche in queste cose. Sembra che i ristoratori abbiano capito, quelli rimasti, perché moltissimi hanno aderito all'iniziativa, tant'è vero che poi abbiamo scelto come prima volta il pane come trait d'union fra tutti insieme, affinché un piatto venga preparato all'interno di ogni ristorante o attività. È il momento adesso della nostra pagina sportiva, in studio c'è Marco Rossi.
Grazie Fulvio per la linea. Apriamo il TG Sport parlando di ciclismo. 106esima edizione alle via per il Giro d'Italia, che anche nel 2023 passerà dall'Emilia Romagna. Due saranno le tappe che vedranno protagoniste le nostre strade. Andiamo a vedere. Sono due le tappe del Giro d'Italia che vedranno l'Emilia Romagna protagonista nel prossimo mese di maggio. L'appuntamento con la Carovana Rosa è stato presentato in regione, dove sono state spiegate le caratteristiche tecniche dei percorsi previsti. Torniamo con un cronometro dopo qualche anno, un cronometro centrale dopo due tappe abbastanza difficili. Questa domenica sarà una domenica importante perché riusciremo a capire quali corridori possono aspirare alla vittoria finale. La cronometro, sai, è la prova della verità, 35 km completamente pianeggianti. Sarà interessante perché è una cronometro che arriva alla fine della prima settimana. I corridori avranno già affrontato una cronometro, quella iniziale, e poi le tappe difficili di Lago Laceno e Campo Imperatore. E quindi riusciremo veramente a capire chi può vincere questo Giro d'Italia. Sai, per il momento i grandi favoriti sono due, il campione del mondo, il belga Van der Poel, e lo sloveno Roglic. E secondo me questa sarà una bella sfida, anche se spero che questa cronometro venga vinta da un italiano, Filippo Ganna, che non lotterà per la classifica finale. E poi la tappa con partenza da Scandiano, attenzione perché sono quasi 200 km, ma i primi 50 sono impegnativi perché i corridori dovranno arrivare a passo radici, a 1500 metri di altitudine, e quindi non è una tappa scontata. Sì, potrebbe finire in volata, ma non è detto, perché con il ciclismo di oggi non possiamo dare nulla per scontato. Parliamo ora di pallacanestro. A causa di un acciacco fisico, Lorenzo Benvenuti è in dubbio per la gara casalinga di domenica con Treviglio. Il centro dell'Unieuro Forlì carica i compagni: battiamo Treviglio e arriviamo primi nel girone giallo, ha detto. Stavolta avete rincorso a un certo punto e vi siete dimostrati di grande sangue freddo in quelle fasi lì. Vi dice qualcosa di diverso, di qualcosa in più del vostro cammino, delle vostre certezze, averla ottenuta la vittoria in questo modo? Secondo me che siamo pronti per giocare questo tipo di partite contro questo tipo di avversari. Chiaramente siamo proiettati ai playoff e ci aspettiamo, sai, in una serie a 5 può succedere di tutto, ci sono 5 partite diverse, e quindi è sicuramente un bel segnale. Possiamo vedere una slide che abbiamo preparato al riguardo, che mostra tutte le possibilità, ma veramente Lorenzo, tutte, legate alla possibilità di arrivo di Forlì al termine di questa seconda fase. Io credo che tu ti concentri soltanto sulla prima riga, cioè battere Treviglio uguale prima testa di serie dei tabelloni playoff. Allora, cambia qualcosa sapere di giocare per un obiettivo immediato come sarà domenica? Allora, iniziata questa fase di girone giallo, seconda fase, era un po' l'obiettivo provare ad arrivare primi nel tabellone, diciamo, no? Per cercare di avere poi la bella in casa. È un obiettivo che si può, cioè che lo vediamo vicino, lo possiamo toccare, e quindi, come hai detto bene te, basta la prima slide. Proviamo a battere Treviglio e arriviamo primi. Passiamo ora alla pallavolo, andiamo sul nostro portale teleromagna.it. Una OMAG MT sottotono viene travolta da Brescia col punteggio di 3-0 e l'accesso alla finale playoff è rimandato alla decisiva gara 3. Al Pala George del Valsabina Millennium fa gara 6 e infila i parziali di 25-19, 25-17 e 25-16 che mandano al tappeto le romagnole. La vincente serie di semifinale tra le riminesi e le lombarde si concluderà domenica pomeriggio alle 17 al Play Hall di Riccione. La vincente affronterà l'Itas Trento, capace di superare per 2-0 il Talmassons. È tutto per lo sport, Fulvio, a te la linea. Grazie a Marco Rossi, è il momento adesso di dare un'occhiata alle previsioni del tempo.
Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La situazione meteorologica attesa nella giornata di venerdì 28 aprile vedrà una situazione di tempo stabile su tutto il nostro territorio regionale. Tuttavia la nuvolosità tenderà ad aumentare da ovest verso est. Infatti avremo nuvolosità medio-alta che tenderà a divenire compatta nel corso del pomeriggio sui settori più occidentali dell'Emilia. Cieli quindi da poco a molto nuvolosi. Per nuvolosità alta, quindi di scarsa consistenza, ovvero senza possibilità di precipitazioni. La ventilazione risulterà debole, il mare calmo. Temperature tuttavia in ulteriore aumento, valori minimi compresi tra 7 e 11 gradi, valori massimi tra più 20 e più 25 gradi. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata, Andrea Raggini. Prima di salutarci facciamo il punto sulle informazioni, sui servizi principali della giornata con il nostro riepilogo. Con gli ultimi due hotel chiusi dalla prefettura salgono a 27 le interdittive antimafia effettuate a Rimini negli ultimi 3 anni. 15 beni confiscati fino ad ora, tra questi non solo alberghi ma anche bar e ristoranti. Il rischio di affari illeciti in Riviera è una costante, spiegano dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata. Non si gioca a braccio di ferro sulla pelle dei migranti. A dirlo è Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in Emilia-Romagna, che chiede spiegazioni sul no della regione alla richiesta dello stato di emergenza. In Emilia-Romagna muoiono 3 persone al giorno per incidenti sul lavoro. Lo rende noto il rapporto compilato da INAIL alla vigilia della Giornata Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che si celebra il 28 aprile. Numeri positivi per l'aeroporto Marconi di Bologna, che ha chiuso il bilancio del 2022 con 30 milioni di utile. Lo scalo emiliano è il 7° in Italia per numero di passeggeri e punta ancora a crescere. Allo studio anche alcuni provvedimenti per limitare l'impatto sonoro. Un giorno di festa dedicato agli esercizi pubblici sopravvissuti ad anni di difficili chiusure e costi alle stelle. Venerdì, nella provincia di Forlì Cesena, si celebra la prima giornata della ristorazione. Ciclismo, il Giro d'Italia farà tappe in Emilia-Romagna tra il 14 e il 16 maggio. La Savignano sul Rubicone Cesena sarà una cronometro che farà selezione in classifica, mentre la Scandiano Viareggio chiuderà il passaggio della Carovana Rosa nella nostra regione. Bene, è tutto per oggi. Io vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi e seguire tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro portale web teleromagna.it. Vi ricordo anche che la serata di Teleromagna prosegue alle 9. Questa sera c'è il nostro talk Vox Populi, dove si parlerà in particolare di ristorazione. Il telegiornale finisce qui. A voi tutti una buona serata. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotec, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotec, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotec propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a 0 emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotec troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.